Ciao a tutti Winners e benvenuti in questo nuovissimo video della serie principale di Minecraft, ragazzi. Oggi, ragazzi, siamo qui nel secondo episodio della nostra, ragazzi, serie moddata, che sarete voi a dargli un nome, ragazzi, oggi, quindi in questo video, che per me non è oggi perché sarà la data d'uscita del video, che non so veramente, ragazzi, quando mai sarà, però prima o poi sarà. Comunque lo sto registrando, quindi ragazzi cominciamo subito. Allora, ragazzi, innanzitutto mi sono spostato un po' dalla scorsa volta. Come già detto, ragazzi, nello scorso video, questa qui sarà una serie avventura, quindi raramente staremo nella nostra casa che ancora devo costruire per sopravvivere e per fare la nostra sopravvivenza. Ma però, ragazzi, a breve uscirà anche un'altra serie, ragazzi. Farò uscire un'altra serie. Io ho già qualche idea, ragazzi, non vi spoilerò niente. Potete immaginarvi qualcosa di losco dietro, comunque ad alta risoluzione. Nel frattempo, ragazzi, là ci abbiamo trovato un dungeon. Era da un po', ragazzi, che camminavo, che non trovavo niente. Finalmente devo dire di essere contento di averlo trovato, finalmente qualcosa di interessante. Allora, infatti direi di farci una crafting table e anche una fornace. Fornace fatta, ragazzi, mettiamo a cuocere il nostro cibo e poi ci spediamo là. Ragazzi, ci spediamo là. Ragazzi, raccattiamo tutto. Raccattiamo veramente, veramente, veramente tutto. E andiamo in quel castello là. Ragazzi. Ragazzi, questa qui è la casa di un hobbit. Vabbè, di un nano, come cavolo si chiamano. Figa. Aspettate, ragazzi, non è che abbiamo trovato già casa, tipo... Ciao, signor. Mi scusi per il disturbo, ma... sono venuto per fare un'indagine, per vedere se è tutto a posto, sai com'è. Cioè, ragazzi, sapete che è veramente una bella casa? Sapete che me ne potrei impossessare e prendermene, rubarla, questi poveri bi. La gel, ragazzi, Thorns è interessante, è veramente interessante. Direi di tenerlo perché non è affatto male. Quindi, ragazzi, abbiamo trovato, in poche parole, casa. Questa qui, ragazzi, sarà casa nostra. Beh, buono. Vabbè, ragazzi, vista casa, direi di andare lì. Oh, cazzo di lupi. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Non diamogli fastidio, sennò questi qua mi scopano malissimo. Direi di usare la pietra per salire. Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati. Ok, apriamo questa cazzo di porta. E qua dentro ci sono dei vetri e dell'oro che non mi interessa. Infatti non sto a prendere, come potete vedere. Qua sotto delle casse. Non vorrei che ci fossero trappole. No. Ma che cosa? Ragazzi, non è esploso niente, vabbè. Meglio per noi. Qua c'è un diamante. Buoni, ragazzi, veramente veramente tanto tanto buono il fatto che abbia trovato un libro. Prendiamo tutto sto ferro, i biscotti possiamo anche prenderli visto che il cibo non fa mai male. E per il resto queste cose possiamo anche lasciarle qua. Pollo cotto prendiamo sto pollo cotto e prendiamo anche questa patata che servono. E direi, visto che ci sono dei sotterranei, di scendere. Ok, qua c'è una porta. Io direi saggiamente di rompere. E ho fatto una cazzata. Beh, abbiamo ucciso, ragazzi. Oddio, qua cos'è? Un mob spawner. Aspetta, direi di romperlo perché almeno così. So, ragazzi, che potevo farci la farm, ma come ho detto, è più. Non voglio farlo. Aspettate un attimo. Vabbè, la bottiglia di vampiro, ragazzi, non serve in questo momento. Questo è veramente buono, ragazzi. Armatura di diamante per il cavallo, utilissima, ragazzi, oserei dire. Utilissima. Ahia, sono caduto. Qua cosa c'è? Protection 1. Potremmo fonderle in un futuro. Prendiamo anche queste bottiglie di enchanting. Trovo un sacco di roba comunque, Oh cazzo, qua c'è un altro spawner. E vediamo se qua c'è qualcosa
che potrebbe garbarci. No, però. Allora, sicuramente qua, ragazzi, ci sono delle trappole. 100%, bisogna stare attenti. Qua io direi che possono anche rimanere intrappolati, non me ne può fottere una sega. Brutti stronzi, guardate là che trappola, la show che mi hanno fatto. Meno male che qua non c'è veramente niente. Tornarci sempre il solito oro, niente di interessante. Dentro il music box un disco, vabbè, niente di che. E là però c'è una cosa e io ci voglio vedere assolutamente che roba è. Io, ragazzi, direi di rompere qua assolutamente e di andare qua, che c'è appunto una cassa interessantissima, ovvero di niente, perché fa altamente cagare al cazzo sta cassa. Però dai, allora le torce lasciamole qua, tanto non servono. Perfetto, direi di risalire, ragazzi, direi che è ora di scendere. Scendiamo e abbiamo trovato un bel po' di cose. Comunque protection 1, ragazzi, è di tutto rispetto, e possiamo anche farlo diventare protection 2, quindi avendo un po' di ferro, purtroppo non ne ho abbastanza, ragazzi, dovrei trovarne un altro po', possiamo veramente upgradarlo non poco. Oh, ragazzi, un altro dungeon. No, ragazzi, siamo seri, quanti cazzo di dungeon sto trovando. Il prossimo episodio andiamo a esplorare la palude, che nella palude, ragazzi, si trova il portale per le Between Lands, quindi se quella palude è una palude fortunata, dovremo trovare almeno un portale per le Between Lands. Ciò vuol dire, ragazzi, che potremmo accedere alla prima dimensione della serie. Guardate, per chi è arrivato qui, ragazzi, commentate con hashtag Between Lands, perché, ragazzi, sarà una cosa epica, visto che non ci sono mai andato, e quindi sarà veramente epico. Allora, direi di spaccare qua, giusto per entrare, perché non ho voglia di trovare un'entrata precisa. Qua c'è una cazzo di scala, lì c'è anche. L'idea è di spaccare subito questo mob spawner il prima possibile. Oh, porca mignotta, ho fatto una cazzata. Oh, porca mignotta, no. Qua cosa c'è? Protection Joil, va bene. Prendi. No, via. Fuga. Ragazzi, fuga. Ok, ci siamo. Sono riuscito a fuggire, ragazzi. Era un cimitero quello, lì sarebbe diventato un cimitero in qualche secondo. Vigliacca, direi di spaccare qua e di entrare anche qui. Qua c'è una scala. Ok, scendiamo. Attenzione. Tutto ok? Sì, tutto ok. Abbiamo della carta che non serve a niente per ora. Una. No. Prova a toccarmi che arrivo laggiù e ti faccio un culo di quelle robe. Vabbè, ragazzi, io direi che questo, tanto c'era quella cassa, c'era anche il mob spawner, magari ci torniamo più tardi. Adesso io direi di andare subito in quest'altra torre, ragazzi, che dobbiamo sfruttare tutte le nostre forze, veramente. Abbiamo già trovato un sacco di roba interessante. E là c'è pure una casa. Quindi, ragazzi, prossima tappa è quella casa là, prossima tappa è quella casa là. No. Dai, dovrei avere un passaggio da qualche parte, mi chiedo. Sì, che ce l'ha. Yes. Può salire. Ci sono anche delle puttanelle. Vedo. Che non mi piacciono affatto. Qua. Allora, là, ragazzi, come detto, c'è una casetta. Potremmo andarci dopo. Guardate che bello. Tipo. Vabbè, ragazzi, ma che cool. Rainblaze nella sua serie, ragazzi, non ne ha mai trovata una. Arrivo io. Due bardature in diamante in 10 al secondo episodio. Cioè, sono diventato un P, eh? No, ragazzi, non vorrei dire. Non poi cadrò qua da qua. Spaccherò tutte le ossa. Andiamo verso quell'altra casa, direi di. Ecco, appunto, bisogna stare attenti, raga. Si trova del bel loot, però bisogna stare molto attenti. Ok, no, l'acqua santa non mi serve. Qua non mi servono già due in diamante. Che cazzo vado a prendere quelle più scarse? Ok, sono riuscito a scappare, ragazzi, non so come. Disco 11. Il disco 11, ragazzi, può essere. Anzi, è interessantissimo.
Prendiamo anche la targhetta, va, ma è essenziale per quello che dobbiamo fare. Disco 11, ragazzi, è essenziale per evocare Herobrine. Essendo in un modpack rituale, ragazzi, se lo facciamo, è Herobrine. Si attiva subito, ragazzi. Ricordo che si attiva subito, subitissimo. Quindi bisogna comunque stare molto molto attenti. Quello è abbastanza normale. Ragazzi, niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ragazzi, non esitate a mettere like e condividere con tutti i vostri amici. Ripeto, scusatemi se in questo video, ragazzi, ho parlato a bassa voce, ma questo è perché sono veramente tardi, ragazzi. Infatti sono tipo le 11:15, infatti devo scappare, editare il video e andare a letto, perché sennò qua mi uccidono. E niente, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella.